90 anni di storia, tra gioie e dolori, tra vittorie e sconfitte, tra fallimenti e grandi rinascite. 90 candeline per il Livorno Calcio, una società che ha segnato la vita, le speranze, i sogni di tante generazioni di livornesi. La storia è cominciata qua, nel mitico Villa Caies, era il 1915. L'Unione Sportiva Livorno nasce dalla fusione delle due squadre più importanti presenti ora in città, la Virtus e la Spes. L'obiettivo è quello di creare una compagine forte in grado di contrastare le grandi squadre del nord ed essere protagonista in quello che sta diventando lo sport nazionale. Nei primi anni l'obiettivo viene centrato, tanto che il Livorno sfiora lo scudetto nel 1920, perdendo la finale contro l'Internazionale. La passione per la squadra cresce a dismisura, grazie anche alle prodezze di giocatori come Mario Magnozzi, Pitto e Vincenzi, che raggiungeranno la maglia della nazionale, con loro tanti altri campioni indimenticati. Nel 1933 il simbolo della passione calcistica è il nuovo stadio, costruito alla periferia sud della città, vicino all'Accademia Navale. Il Livorno, dopo stagioni importanti, torna in Serie A nel 1940 e si prepara a vivere un'annata storica. L'annata è quella del 42-43, del quasi scudetto. Una formazione guidata dal tecnico Fiorentini, nata per la salvezza che sfiora il tricolore e impressiona tutti quanti. Una formazione che diventa leggenda. Dei ragazzi eccezionali, cominciando dal capitano a Capazzoli, che era il papà di tutti. Erano veramente livornesi tutti, tutti per uno, uno per tutti. Era una squadra molto affiatata in campo e fuori. Se c'era da giocare al calcio, si giocava al calcio, se c'era da menare, si menava pure. Quel quasi scudetto lasciò l'amaro in bocca ai miei nuovi compagni, perché per un contratto fatto con l'allora presidente avrebbe fatto fallire il Livorno da tanti premi che doveva dare. La guerra interrompe i sogni calcistici dei livornesi e al termine la squadra non riesce a ripetere la grande impresa del 42-43. Il Livorno scende in Serie B e poi addirittura in Serie C. L'amarezza viene subito sostituita dalla voglia di tornare tra i cadetti. L'obiettivo viene centrato nel 1955. Fu un anno molto bello perché insomma, il Livorno c'era anche un particolare, che nel Livorno c'erano tanti livornesi che giocavano. C'era per esempio c'era Dedol Simonti, poi c'era Mido Gibi, c'era Romanino Taccola, c'era Lupo Balleri, c'era Lorenzo Cappa, che non va dimenticato perché è stato un bravissimo giocatore, e poi c'era anch'io, insomma. Eravamo in sei livornesi che ci si dava da fare, via. Un infortunio mi ha tolto per tanto tempo dai campi da calcio, anzi pensavo di non ritornare più, ma il Livorno era in C e il signor Magnozzi mi disse che probabilmente trovava il sistema di guarirmi e di poter rigiocare. E io le dissi, francamente, se è possibile rigiocare, io gioco un anno gratis nel Livorno. Infatti, quell'anno mi hanno solamente pagato la benzina della macchina per venire allo stadio. Fu l'anno della promozione dalla C alla B. Era una squadra strana, che alternava dei momenti da grande e dei momenti da piccola. Solo Magnozzi poteva portarci alla vittoria. Infatti, alcune partite non le abbiamo vinte noi, le ha vinte lui dalla panchina.
In quella stagione torna quindi protagonista, questa volta in panchina, uno dei miti del Livorno, Mario Magnozzi. Ci portava dietro il mito che era stato, per cui ci guardava tutti dall'alto in basso, anche Mario era bonaria, però era il grande Mario. Veniva allo stadio in taxi, mi ricordo, e cioè, comunque mi ha fatto debuttare grazie anche a Garagolo, che gli diceva Sor Mario, perché prima l'allenatore non si veniva chiamati mister, si chiamavano signore, e no per cognome ma per nome. Sor Mario, io quel ragazzino lo farei giocare, perché quando il giovedì si faceva la partita mettevano il portiere titolare con i ragazzi e via, insomma, grazie a Garagolo giudici e poi a Magnozzi che fece la scelta, debuttai in campionato nel 53 quando avevo 18 anni. Come allenatori ne ho avuti tanti, ma penso che Magnozzi sia stato il più grande di tutti. Conosceva i giocatori a menadito della squadra avversaria. E poi non c'era una mossa di un altro allenatore che lui aveva una contromossa immediata. E le più volte aveva ragione lui. Io e Simonti ne abbiamo avuto la conoscenza in una famosa partita a Cremona. Successe che aveva invertito lui prima della partita le marcature. Infatti una volta si guardava più ai numeri che a dove giocavano. Sul numero 8 ci mise Simonti e sul numero 7 mi mise me. A noi non andava giù, infatti sul campo decidemmo di fare come ci pareva. Ma alla fine del primo tempo ci ha preso tutti e due per il petto e ci ha fatto giocare come voleva lui e vincemmo la partita. La vittoria del campionato è solo di paglia. Il Livorno torna in Serie C e vi rimarrà per 8 stagioni. Sono però gli anni in cui nascono grandi campioni come Balleri, Taccola e soprattutto Armando Picchi. Armandino è venuto qui che da una squadra del piano di Pisa, San Frediano, se ben ricordo. È venuto qua ed era uno che faceva tante domande, voleva sempre sapere da noi qualunque cosa. Aveva una fifa terribile negli scontri, ma siamo stati 3 o 4 fra Simonti, Lessi ed io a fargliele passare la paura. Gli andavamo sempre sulle ginocchia. Piano piano è diventato poi lui, il bastonatore. E Armando c'aveva un carisma eccezionale. Iniziò che era alla ricerca di un ruolo questo ragazzo, perché in effetti giocava un po' da mezzala, un po' da mediano. E la svolta fu che, come avrai saputo, venne l'asiatica, che era un'influenza bestiale, perché proprio metteva e decimò per una ventina di giorni la squadra. E lui fu costretto a giocare terzino e ci giocò benissimo, cosa che non avevamo provato. L'aveva sempre nella testa di fare un ruolo di difensivo e fu così. Poi l'anno successivo faceva Mauro si fa coppia e te. E detto a me mi pare vero, perché fra l'altro lui si portava nel ruolo quello che io non sapevo, vale a dire la tecnica di un centrocampista. Sì, io il possesso di palla, corsa, passaggio e limitavo a questo. E lui invece si portava anche il palleggio, cioè aveva il controllo di palla. E fu che l'anno successivo, dopo aver fatto un ottimo campionato, andò alla Spal e da lì passò all'Inter. Però ha sempre avuto un fascino questo ragazzo. Io gli dicevo, te c'è l'aureola, perché era un ragazzo, c'aveva un sorriso splendido. Tant'è vero, e questo se l'è portato dietro anche quando andò all'Inter, questa sua... Fra l'altro era modestissimo, proprio un ragazzo... In campo era tremendo, in campo che voleva vincere, aveva personalità, aveva,
aveva tante qualità proprio per emergere. Infatti diventò poi anche capitano dell'Inter. Personaggio squisito. Autocarrozzeria Franchi, autorizzata Opel, i professionisti dell'auto con oltre 35 anni di esperienza, al tuo servizio con la più moderna per qualsiasi tipo di lavoro su tutte le marche d'auto, macchina sostitutiva, assistenza infortunistica, soccorso stradale, possibilità di pagamenti personalizzati. I know love is a gypsy child. I never knew about any love. You don't love me, then I love you. Nuova gamma Fashion Line. Niente ti dona di più. Quattro modelli con equipaggiamenti e prezzi straordinari. I tuoi viaggi in Medicea Travels, prenotazioni con i migliori tour operator, personalizzazione, pacchetti vacanze, viaggi di nozze, weekend negli agriturismo toscani, servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale. Il mercatino di Carlotta, usato in conto vendita. Qui troverete qualsiasi oggetto usato per le vostre esigenze. Abbigliamento, mobili d'epoca, bigiotteria, elettrodomestici, oggettistica e collezionismo, giocattoli, curiosità e tutto ciò che di usato si può vendere. Il Livorno deve attendere il 1964 per assaporare la gioia di una nuova promozione. Queste preziose ed esclusive immagini raccontano la festa promozione con i giocatori in trionfo, i tifosi e la banda cittadina protagonisti dei festeggiamenti. Quello è un Livorno tosto, affidato a Guido Mazzetti e capace di regolare il Forlì e il Pisa. La stagione della promozione è stata bella, non per tutto bella, perché a Rapallo ho avuto un grosso infortunio che mi ha tenuto lontano dai campi da gioco per quasi tutto il campionato e sono rientrato nella partita dell'Apoteosi proprio contro la mia ex squadra e abbiamo vinto 1-0. I ricordi sono stati belli perché l'Apoteosi è stata grandissima, perché questa promozione l'attendevano da tanto tempo. Niente, come del resto sempre, i tifosi livornesi ci hanno elargito grandi feste. Tant'è vero che dopo tre giorni io e anche i miei compagni di squadra avevamo deciso di andarsene a Livorno, perché effettivamente la vita era diventata insopportabile. Anche lì fu un'annata molto bella, perché fu sofferta fino a due o tre partite dalla fine, però insomma piano piano si fece un po' fuori tutte le squadre che ci potevano insidiare, fra l'altro il Pisa, che aveva una bella squadra, c'erano De Paoli centravanti, avevano una bella squadra, sì. E anche quella fu una bella festa, sempre naturalmente tutto nei limiti di un era tutto più contenuto, però la città, lo vedete anche dalle fotografie, la gente era sempre stata seguita con calore la squadra. Queste preziosissime immagini di un Livorno-Pisa degli anni 60 raccontano le emozioni, il clima che c'era intorno alla squadra. Proprio Lessi incarna lo spirito del gruppo che sa trascinare i tifosi e che con le dovute modifiche regalerà 8 campionati di Serie B. Cuore, carattere e orgoglio. Livorno vive con grande trasporto quel periodo. Alcuni giocatori diventano i simboli della tifoseria anche per la lunga militanza. Prima era passato tutto nel dimenticatoio quando ero a Ravenna, poi qui a Livorno, leggendo i libri, i giornali, le statistiche, fa un po' piacere, insomma, vuol dire che resistere per 10 anni, aver fatto 237 partite, mi sembra così, dicono i giornali, mi riempie anche un po' di orgoglio, diciamo così. E nonostante qualche critica, però la gente mi ha sempre voluto bene, tutto sommato. Devo dire che ho avuto più applausi che fischi, anzi direi tanti applausi e pochi fischi. Sono orgoglioso di questo, perché fra l'altro a distanza di tempo trovo delle persone, oh Maurino, così, che in parole, in cose molto semplici
ti danno proprio la gioia di aver indossato questa maglia per tanto tempo. Proprio questi personaggi contribuivano a far crescere la passione della gente di Livorno per la squadra, per l'Amaranto. La dimostrazione è che c'era famiglie intere che venivano, babbo, mamma, nonni, ed erano forse leggermente diverso da questo. Qualche volta poteva succedere una scazzottatura, una bonaria scazzottatura, come la chiamo io, però il tifo si faceva sentire in una maniera incredibile. Da notare che spesso e volentieri, anche quando lo stadio era gremito, la gente non era seduta, ma era tutta in piedi. Il 18 giugno 1972 il Livorno retrocede in Serie C. Passeranno 30 anni prima di rivederlo nel campionato cadetto. La società sprofonda nei debiti. In pochi mesi si arriva al fallimento. Il Livorno rischia di sparire dal mondo professionistico. Viene salvato da Corasco Martelli. Il Livorno era fallito e promesse di cercare fra qualche imprenditore di ricostruirlo, e invece non c'era verso. Io andai in due riunioni allo stadio e presi la parola e dissi: ma Dio, ma invece di fare tanti discorsi mettiamo magari 5 milioni per uno, si fa partire, poi vediamo. E l'indomani mi mandò a chiamare il prefetto e dice: guardi, lei c'è anche il suo figliolo, gioca nel Livorno, dice, inizi lei. E mi feci convincere, e quindi partì da solo, con la promessa che il prefetto poi avrebbe cercato lui 4-5 soci per affiancarmi. E ripeto, non ce l'ho mai fatta, nonostante me l'avesse dati poi 4-5, ma i soldi non li cacciarono mai, e dopo qualche mese dovetti mandarli via. Io posso dire che a quell'epoca si partì con la C2 e subito si arrivò alla C1, e non sono mai retrocesso. Ho sempre fatto dei campionati onorevoli, oltre la metà, anche nei 5, terzi, quarti, quinti, insomma. Il campionato si faceva divertire anche la gente, perché avevo fatto delle buone squadre io qua. Il Livorno prova a risalire la china, si affida a ottimi giocatori come Romoletto Graziani, Mondello, e nel 1976 a un giovane argentino che si chiama Miguel Vitulano. È la prima volta che sono, diciamo, arrivato in Toscana e soprattutto a Livorno. È stata una casualità, perché con la squadra argentina del Boca Juniors noi si veniva a fare la Coppa Carnevale a Viareggio, e venendo da Roma chiaramente abbiamo scavalcato, non c'era ancora la superstrada, abbiamo scavalcato il Romito, e sinceramente vedendo questa costa siamo stati tutti noi ragazzi meravigliati dalla bellezza di questo mare e di questa collina. Cosa che poi al telefono, raccontandoli alla mia fidanzata, ora mia moglie, gli disse: guarda, c'era un posto in Italia dove siamo passati che sembrava Copacabana. Insomma, questo è stato un episodio che poi ha un po' condizionato la nostra vita, perché dopo qualche anno, quando ero venuto a giocare in Italia, prima a Perugia, poi a Salerno, e passando dalla Salernitana a Livorno, venne a fare le visite mediche, e chiaramente prendendo la macchina da Salerno, da solo, passo da Civitavecchia a Grosseto e ti scavalco ancora questo Romito, e mi fermo con la macchina dicendo: ma guarda un po' dove sono venuto a capitare. Telefonando ancora a mia moglie, contento, dicendogli: ti ricordi quel posto bello, somigliava a Copacabana? Beh, si va a giocare lì. L'abbiamo adottata a Livorno e siamo qui da 30 anni. Sono gli anni in cui la rivalità con il Pisa torna a smuovere i sentimenti della gente. Probabilmente nell'azzurro mi esalta. Devo dire che
col Pisa e con i pisani ho un ottimo rapporto. Loro dal lato sportivo mi odiano chiaramente, però hanno grande rispetto. E dicevo, Pisa mi ha sempre portato bene. Il primo anno, derby a Livorno, 1-0 per noi, e ho segnato il gol della vittoria. Quell'annata che ti dicevi non molto felice. Secondo anno, grande derby che lo ho nella memoria tuttora, si perdeva 1-0 su un'autorete e siamo rimasti in 10 per l'espulsione del portiere e si ribaltò nel giro di 10 minuti con chiaramente l'aiuto eccezionale del pubblico. Da perdere 1-0 si andò a vincere 2-1 e quella volta segnai due gol al Pisa che mi rimase, diciamo, nella memoria. E poi per lo sportivo, chiaramente il gol segnato l'anno dopo all'Arena, che, diciamo, fu una specie di vendetta perché si era perso il derby in casa 1-0. E quel giorno disse Burnic: non vi preoccupate, tanto si va a vincere a Pisa. Ha avuto ragione lui. Nel 1980, con Tarcisio Burnic in panchina, gli Amaranto arrivano ad un soffio dalla promozione. Si perse a Foggia e purtroppo ci si giocò la Serie B a Foggia. Anche se devo dire che fu una partita che non la vidi troppo bene, una partita che ci fu delle cose che non sto a dirle perché non è bello dirle, ma comunque si arrivò terzi e si rimase lì in C1. Gli anni 70 sono anni difficili, anni in cui però la tifoseria sa riconoscersi in alcuni giocatori, sa creare dei nuovi simboli. Il livornese vuole vedere il massimo impegno, la massima determinazione e questa era una mia caratteristica. E poi perché in secondo analisi apprezzava il mio comportamento fuori campo. Di massimo rispetto verso gli sportivi, qualunque sia questo sportivo. Io mi ricordo che con mia moglie e le mie figlie mi fermava dappertutto a parlare con la gente, cioè gli si dava la soddisfazione che loro meritavano. Questo rispetto che io avevo verso di loro poi lo contraccambiavano nei miei confronti e nella mia famiglia. Nel 1982, mentre l'Italia si prepara a vincere il Mondiale, si conclude l'era di Corasco Martelli. Il presidente, in rotta con i tifosi, cerca di vendere la società senza riuscirvi. La tensione in città è alta. C'erano i mandanti, che sono venuti anche un paio di volte a buttarmi le bombe nell'azienda, in ufficio. Mi hanno fatto dei danni. Perché io dovevo andare via e io dicevo: come faccio andare via, a chi lo do Livorno? Qui c'è debiti, c'è attivo e passivo, ci vuole qualcuno che entri, non ci fu versi. E quindi di fronte a queste cose qui sono rimasto offeso e non seguo più le cose solo da lontano. Nonostante che tutto, sono contento che Livorno abbia raggiunto la Serie A e che riesca ad andare avanti. Mi dispiace una cosa sola, che a Livorno non sia valorizzato, non vogliono bene ai dirigenti, non c'è una società che sia livornese, perché se non viene gente di fuori ci pianterebbero cavoli allo stadio. Senza Martelli la squadra Amaranto scende in Serie C2, ma nel 1984, grazie alla formazione guidata da Renzo Melani, vince il campionato a suon di record e torna in C1. L'ultimo Livorno veniva da una retrocessione amara, pubblico
amareggiato, disilluso. Bisognava costruire una squadra che potesse riportare il pubblico e potesse farlo appassionare a questa squadra. Quindi ho pensato a una squadra con non grandi nomi, ma con giocatori determinati, volenterosi, vogliosi di conquistarsi un posto al sole, insomma, di essere apprezzati, giocatori che magari arrivare a giocare a Livorno poteva essere il massimo delle loro aspirazioni. Quindi abbiamo messo su una squadra con questi ragazzi, uno di questi è De Rossi, dove era in pratica il capitano, anche se era il vice, ma insomma il capitano, dove ha avuto il primo figlio che è nato a Livorno, Daniele De Rossi, che gioca in nazionale, è nato a Livorno in pratica nell'83. E questa squadra era un pochino legata a questi giocatori che volevano per forza arrivare, volevano vincere, volevano entusiasmare il pubblico. E la sensazione più bella è stata quando siamo tornati dalla prima trasferta a Carbonia, che abbiamo trovato tanta gente all'aeroporto a aspettarci. E di lì abbiamo capito che poteva essere un'annata speciale. Quel Livorno irresistibile termina senza sconfitte e conquista una vittoria in campionato che mancava da 20 anni. Le feste più grandi sono state quando abbiamo vinto 3-0 Alessandria e quando abbiamo vinto a Sassari. Allora al ritorno abbiamo vinto il campionato, però la festa in Fortezza è stata una cosa, per me perlomeno e per i miei giocatori, irripetibile. La vittoria non fa seguire la scalata. I problemi societari rimangono e i tifosi livornesi, sempre appassionati ed esigenti, attendono con fiducia che il vento cambi. In una calda giornata dell'estate 1985 arriva a Livorno anche un giovanissimo attaccante, si chiama Igor Pro. Ragazzo di appena 17 anni, però si dimostra subito che ha delle doti notevoli, sia fisiche che doti da goleador non indifferente. Inizia in sordina, ma riesce subito a ritagliarsi uno spazio importante all'interno della squadra, già con diverse presenze. L'anno successivo entra in pianta stabile con dei risultati notevoli. Rimarrà 3 anni a me e poi spiccherà il volo per andare a Messina. Di questo ragazzo mi colpisce subito delle doti caratteriali enormi, un ragazzo veramente che ha già, pur essendo giovanissimo, ha già delle idee ben precise, una maturità al di sopra della media per l'età che ha. E mi ricordo questo enorme attaccamento verso la famiglia, verso il padre soprattutto, che mi stupì veramente. Poi niente, delle doti atletiche incredibili, c'aveva questa movenza già da leopardo che lo contraddistingueva. I campionati non regalano soddisfazioni. Il Livorno però riesce a vincere la Coppa Italia di Serie C nel 1987. La partita finale contro il Campania rimane nella storia. Il Livorno potrebbe vincere la Coppa Italia. Siamo alla fine, forza ragazzi, ancora qualche secondo di recupero, batte Falsettini, forza ragazzi, stringere i denti, attaccare, va via, D'Agostino, entra, tira ed è gol! Avanti col Mazzoni, finita! Il Livorno ha vinto la Coppa Italia 1987, onore al merito! Tutto il pubblico, invasione pacifica! Alza! Abbiamo troppe parole, sportivi poi... Diciamo, non è un disonore anche piangere. Nel giugno dell'87 si avvera veramente uno dei sogni della mia vita calcistica. In una giornata splendida, con uno stadio colmo all'inverosimile, riusciamo a vincere un trofeo che rimarrà veramente, fra virgolette, nella storia, che vedo che a distanza di ormai quasi 20 anni
chiunque qui a Livorno si ricorda di questa vittoria. C'è questa splendida cornice di pubblico in una partita incredibile che riusciamo a vincere 3-0 e ci permette di centrare un obiettivo importantissimo, il quale l'anno dopo ci porterà appunto a disputare una Coppa Italia con i professionisti. È sicuramente il più bel momento della mia vita. Quella vittoria l'anno successivo consente a Livorno di tornare ad affrontare i grandi campioni, quelli che giocano in Serie A. La vittoria della Coppa Italia ci permette l'anno successivo di poter accedere alla Coppa Italia professionisti e siamo collocati in un girone con Fiorentina, Napoli, Udinese, Modena e Padova. Facciamo una Coppa Italia veramente strepitosa perché ci troviamo a fare l'ultima partita a Firenze. Se quella partita l'avessimo vinta ci saremmo qualificati. Però questo girone a noi ci permette, specialmente a me, permette di poter giocare con un mito del calcio, sicuramente con il numero uno del mondo, che è Diego Armando Maradona. Capitano del Napoli, io capitano del Livorno, ho avuto la fortuna e la possibilità di poter stringere la mano sicuramente a un giocatore che ha fatto storia nel calcio e questo è sicuramente l'attimo che veramente mi dà una gioia incredibile. Mi vengono ancora i brividi solo a pensare a quel momento. L'anno successivo c'è il passaggio di mano dal presidente De Mattè, reo di aver nascosto alla piazza che l'allenatore Romano Mattè era suo fratello, ad una cordata di imprenditori livornesi capeggiata da Salemmo. Il peggio deve ancora arrivare. Il Livorno retrocede in C2 e nel 1990 rischia di non finire il campionato. Questa volta a salvarlo è l'intervento di Carlo Mantovani, imprenditore e proprietario della Merzario Trasporti. L'incontro con il Livorno avviene tramite Potenti, che era poi diventerà un dirigente del Livorno, con presidenza Mantovani che stava rilevando il Livorno Calcio da tribolata stagione, diciamo, mettiamola così. E mi ricordo che avevo un contratto in essere con Pontedera e lo stracciai e venne a Livorno. Gli Amaranto sono in difficoltà in campionato. La partita decisiva per cogliere la salvezza è quella con la Rondinella, stadio gremito all'inverosimile e storico gol di Palagi. Eccolo! È uno ragazzi, la fine del mondo! Credo senz'altro di poter dire che siete grandi, grandi, e credo che il merito maggiore vada innanzitutto al pubblico, poi ai ragazzi. E un'altra cosa, faremo senz'altro un grande Livorno. Purtroppo sono solo parole. Dal 1913 l'Officina Ortopedica Giuseppe Maffi in via Paoli 7 a Livorno vi offre un servizio di garanzia, qualità e serietà nella produzione diretta di prodotti ortopedici come carrozzine, lettini, protesi, tutori, scarpe e busti su misura. Vendita al dettaglio e all'ingrosso e convenzioni mutualistiche. Officina Ortopedica Maffi, via Paoli 7 a Livorno. Aperta dal lunedì al venerdì con orario 8:12-14:18. Depositario esclusivo Fiam, distributore di prodotti Magneti Marelli meccanici ed elettrici, deposito marmitte MTS con vasto assortimento italiane ed estere, batterie stazionarie, telefoniche per computer, accessori auto. Ricauto, via Guarini 34 Livorno. Il centro commerciale Fonti del Corallo vi dà il suo caloroso benvenuto e vi offre sempre il 100% di ospitalità. 56 eleganti negozi, l'Ipercoop e il chiosco Livorno sono per garantirvi uno shopping completo, conveniente e di qualità, in grado di soddisfare ogni vostra esigenza. Il centro commerciale Fonti del Corallo è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 21. Centro commerciale Fonti del Corallo, solo in località Porta a Terra a Livorno, aperto anche la prima domenica di ogni mese.
Ci tieni alla tua sicurezza? Affidati all'Istituto di Vigilanza Liburnia Servizi. Impianti di allarme, vigilanza anche con un cinofile. Liburnia Servizi, la sicurezza totale. Porto di Livorno 2000, terminal crociere, piazzale dei Marmi Livorno. Il turismo per il Mediterraneo passa da qui. Da sempre Asa Trade porta nelle case tutto il calore che serve. Da sempre Asa Trade dà più trasparenza, più efficienza, più servizi. Perché per Asa Trade il cliente è al centro. Asa Trade, diamo gas alla convenienza. Print, leader nazionale di accessori per stampanti. Stampa risparmiando oltre il 50% con cartucce di ogni marca rigenerate da noi. Vuoi risparmiare fino all'80%? Con gli inchiostri Print, stampi cartucce di qualsiasi stampante. Toner per fotocopiatrice e fax a metà prezzo. Per i tuoi viaggi in Medicea Travels, prenotazioni con i migliori tour operator, personalizzazione, pacchetti vacanze, viaggi di nozze, weekend negli agriturismo toscani, servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale. Il mercatino di Carlotta, usato in conto vendita. Qui troverete qualsiasi oggetto usato per le vostre esigenze. Abbigliamento, mobili d'epoca, bigiotteria, elettrodomestici, oggettistica e collezionismo, giocattoli, curiosità e tutto ciò che di usato si può vendere. Purtroppo sono solo parole. Nel campionato successivo il Livorno non coglie la promozione, superato da Alessandria, Massese e Viareggio. Il 1 agosto 1991, per le difficoltà economiche di Mantovani, improvvisamente il Livorno viene cancellato dal calcio professionistico e costretto a ripartire dal campionato d'eccellenza. Bisogna viverlo, perché tutto ad un tratto scomparse Livorno. Quindi fu una rincorsa, e tramite il mio, diciamo, padre qui a Livorno putativo, che era Dino Bonsanti, e altri, diciamo, mi imposero quasi di andare a cercare di raccattare un titolo per il Livorno, un titolo sportivo. Così feci, dopo anche lì tribolate trattative, e riuscimmo a iscriversi all'eccellenza. Il Livorno ha toccato il fondo. Carlo Caresana rileva la società. In poco meno di un anno regala sì una promozione interregionale, ma anche il terzo fallimento della storia amaranto. In tribunale arriva Claudio Achilli, industriale milanese, paga i debiti e comincia a lavorare per la rinascita degli amaranto. L'obiettivo della promozione in C1 non è semplice da raggiungere. La prima grande delusione arriva nel 1995 con il Castel di Sangro. Ma il Castel di Sangro, mi ricordo un'andata stupenda allo stadio di Livorno, gremito in ogni ordine di posti, una vittoria strabiliante di 4-2. E poi mi ricordo un ritorno dove perdemmo 2-0. L'unico risultato che ci faceva fuori, così successe, fu drammatico in tutti i sensi. In quel momento mi ricordo il fatto principale fu perché era stato utilizzato un certo portiere Sirtori invece di Boccafogli, che all'andata aveva sì fatto un errore sul secondo gol incassato, però aveva sempre giocato a livelli, secondo me, buoni per tutte le stagioni che era stato qui, e una soddisfazione del genere non gli andava tolta nemmeno nel momento cruciale del Livorno fine campionato. Per il tentativo successivo ci si affida ad un nuovo attaccante livornese, Ennio Bonaldi. Sai, io penso per un giocatore così livornese, che segue sempre le vicissitudini della squadra, della sua città, lo porti poi a pensare un giorno di venire a vestire veramente la maglia appunto della città. Quindi poi noi livornesi siamo proprio attaccati a questa maglia,
e io sin da bambino ci speravo tanto di vestirla un giorno. La maledizione playoff colpisce anche l'anno successivo. Questa volta è la Fermana a negare la gioia alle migliaia di tifosi che avevano raggiunto lo stadio di Ferrara. Sì, fu una stagione un po' così, anche perché al di là che io già da Lecce, appunto, come dicevo prima, già da Lecce seguivo le vicende del Livorno e seguì molto appassionatamente la vicenda Castel di Sangro. E quindi vedendo già Livorno escluso dalla fase finale dei playoff c'era solo amarezza anche dentro di me, però la consapevolezza di un giorno di venire a vestire appunto la maglia amaranto per dare poi un apporto importante per poi arrivare a una vittoria. L'anno dopo, guarda caso, sono venuto, ho avuto la possibilità subito anche di vincere il campionato. E come sappiamo tutti poi è andata male, perché abbiamo perso contro la Fermana a Ferrara ai rigori, dove io penso la forza del Livorno era fuori da ogni dubbio che il Livorno era più forte della Fermana. L'abbiamo dimostrato anche in campionato, pur vincendo sia in casa che fuori, e poi perdi la finale. L'unica cosa che mi ricordo fortemente è il gol mancato, ma bene o male avevo già fatto fuori, guarda caso, Soviero, attualmente così è alla Regina, e a botta sicura avevo battuto verso la porta, Bettella, mi ricordo bene il nome, che poi ci ho giocato anche insieme a Pistoia, e mi levò la palla sulla linea della porta. Ma io pensavo ormai di andare già sotto la curva a gioire. Successe che Scalzo, preso da un suo raptus che ogni tanto gli veniva, sputò all'avversario davanti all'arbitro e cacciò anche lui. Quindi facemmo supplementari 10 contro 10 e non riuscimmo a segnare. Il terzo tentativo è quello decisivo. Il Livorno nella stagione regolare deve lasciare il primo posto alla Ternana. Per conquistare la C1 ci sono da superare ancora una volta gli spareggi. In finale l'avversario è la Maceratese. Allo stadio di Reggio Emilia il popolo amaranto dà spettacolo e trascina la squadra guidata da Ringara e Lazzarini. Lì ci fu un contropiede, prese palla sulla fascia Ramacciotti e niente, andò via bene sulla fascia e mi mise questo grandissimo pallone al limite dell'area, e io in corsa arrivò tutto alla perfezione, perché io nella corsa era proprio il passo giusto, il pallone veniva proprio il balzo giusto e poi la calciai benissimo. Mi ricordo che la calciai benissimo di collo esterno e a chiusura, e quando tieni la palla bassa e indovini l'angolo e la maggior parte delle volte prendi il contropiede del portiere, quindi andò così. Subito dopo, una volta fatto il gol, cominciai a correre, non sapevo neanche io dove andare, cioè lì feci, poi riguardando anche in televisione, feci tutto il campo andare sotto la curva e mi ricordo che mi inginocchiai come se fosse veramente la liberazione, perché penso il 2-0 era quel gol così importante per poi arrivare alla vittoria. Merlo, Vivani, fallo su di lui, ma Merlo esce con il pallone e dà la palla a Ramacciotti verso Bonaldi, e Bonaldi lo conclude, il gol di
stata una grande gioia sofferta da tutti. Se si pensa com'era gremito da livornesi lo stadio di Reggio Emilia, in ogni ordine posto, ma da livornesi. E quindi fu un ricordo indelebile, e nelle foto mie casalinghe uno è il gol di Bonardi a Reggio Emilia. Mi commuovo ancora perché fu indimenticabile la giornata. Al piano superiore, il Livorno di Stringara comincia alla grande, 9 vittorie in 9 partite. Poi accade di tutto, la squadra cala nel rendimento, emerge il caso di presunta corruzione all'arbitro Baglioni, che costa 4 punti di penalizzazione, mentre a Siena c'è l'episodio dell'aggressione ai giocatori Amaranto, con partita vinta a tavolino e poi il ribaltamento della decisione a campionato terminato. Il Livorno deve giocare ancora i play-off. Perderà nella finale di Perugia con la Cremonese. L'anno successivo Claudio Achilli viene affiancato da Angelo Deodati. Il rapporto tra i due genera confusione e problemi in squadra e nella società. Bonaldi, capitano e simbolo della squadra, a gennaio lascia la maglia Amaranto. Sono sempre stato un orgoglioso, sono sempre stato uno che appunto dava l'anima e non scendeva mai a compromessi. Ci fu un attimino un po' così delle incomprensioni sul discorso quando arrivò Deodati, sul discorso di Gorias, che Dennis è tra l'altro un amico e che stimo tantissimo, quindi non c'entrava assolutamente niente lui. E quindi ci fu questa incomprensione, così che un giorno mi chiamarono in sede e mi dissero che Gorias doveva fare 21 presenze e in quel momento gli ritornava metà soldi dall'Udinese del prestito. Però le doveva fare dal primo minuto al 45esimo, quindi io dovevo accettare una panchina obbligata e entrare al secondo tempo tutte le volte. Bonaldi è venuto in una certa situazione, decultato di stipendio, che in un anno in un anno di stipendio da Serie B me lo sono diviso in 3 anni a Livorno, pur di vestire la maglia Amaranto. Nello stesso tempo capitano, avevo fatto benissimo l'anno prima, stavo facendo bene quell'anno. A un certo punto non riuscivo ad accettare una situazione del genere e quindi sono partito. La situazione precipita e induce il sindaco, i personaggi del mondo economico cittadino, a coinvolgere l'imprenditore genovese Aldo Spinelli, presidente per anni del Genoa. La firma e il passaggio di proprietà del sodalizio Amaranto avviene negli uffici della compagnia Portuali il 1 marzo del 1999. La firma di cessione del Livorno Calcio ad Aldo Spinelli è avvenuta pochi minuti fa, adesso i tifosi la possono chiamare presidente. Ma guardi, io credo che da questo momento sia una grossa responsabilità, perché io credo, oltre a tutte le persone che sono qui dentro, c'è da rispondere a un'intera città, e quindi è chiaro che dobbiamo cercare di fare le cose prima pensando a mettere tutto a posto la società piano piano e poi cominciare a pensare un po' a quello che è un po' il calcio, ecco, parlare di calcio. Il primo atto concreto del nuovo presidente è quello di riportare in Amaranto Igor Protti. L'acquisto scatena l'entusiasmo dell'intera città. La prima stagione con Carmignani e Tazzioli in panchina è di rodaggio. I risultati non sono eclatanti e la squadra manca l'accesso ai play-off. Per vedere di centrare la promozione, Spinelli chiama alla guida della squadra Osvaldo Iaconi, un tecnico che risulterà fondamentale nella storia recente della squadra. Iaconi era un altro allenatore che ha avuto una traccia qui a Livorno di umanità, competenza, gestione spogliatoio e gestione tifoseria. Tifoseria parlo anche televisiva, roba del genere. Ti dava la sensazione che tutto si poteva risolvere. Ti dava questa sensazione, la dava anche ai giocatori, e quando lo prendemmo, mi ricordo, in lizza c'era lui e Papadopoulos.
non va dimenticato che a Ferrara Papadopoulos ci portò a quella finale che hai detto che poi finì male. E quindi Iaconi ha lasciato una traccia di spogliatoio, una traccia che i giocatori lo portano dietro ancora, in questa categoria che si chiama Serie A, portano ancora le tracce della compattezza per giocare per il pubblico, chi le viene a vedere. È stato un periodo che ha portato questi giocatori che ormai erano quasi a rivalutarsi tutti, a ritornare in auge, e stanno giocando ancora molti in Serie A. Il Livorno, dopo uno splendido campionato contraddistinto dalle vittorie nei due derby con il Pisa, arriva al terzo posto e perde la finale play-off con il Como. In quel momento scatta la molla che 12 mesi dopo porterà al trionfo. Io è il primo anno che sono qui, ho fatto altre finali vincenti. A maggior ragione questa vittoria, diciamo così, che ci è stata negata, ci deve far partire ancora più forti rispetto a prima. La consapevolezza anche da parte del Presidente di riconfermare la maggioranza dei giocatori, di aver riconfermato l'allenatore, dovrebbe stare a significare che c'è qualcosa di diverso e di nuovo nel Livorno. Tutti quanti, chi indosserà questa maglia dovrà gettare veramente l'anima oltre l'ostacolo, perché Livorno ha dimostrato ampiamente di meritare una categoria diversa da quella che in questo momento sta facendo. Spinelli mette a disposizione di Iaconi una squadra super che domina letteralmente il campionato. Lo Spezia insidia il primo posto, gli Amaranto resistono e centrano la promozione. Nessuno si è dimenticato di Treviso, tutti si ricordano la grande festa che organizziamo anche con voi e tutto il resto, però nessuno si scorda la vittoria di Treviso, perché tutti simbolicamente vedono la B a Treviso. Con l'Arzano fu, non dico una passeggiata, ma fu già un intimorire l'avversario quando si presentò col Pullman al campo. Intimorire benevolmente, perché questa grande euforia mettevano anche a giocatori dell'Arzano. Però a Treviso è rimasto incancellabile nei cuori di tutti i tifosi livornesi, tutti. Igor Protti è il condottiero di una squadra formidabile, la sua rete a Treviso è storica, le sue parole al termine della partita raccontano sensazioni ed emozioni. Allora, io sono tornato a Livorno 3 anni fa, questi 3 anni, se non sbaglio, ho fatto qualcosa come 56-57 gol, e vuol dire 20 gol all'anno di media circa, e non può non servire ad andare in Serie B. Emozioni di Igor Protti oggi? Alla fine tante, tutta la gente dentro il campo. Quando ho visto la palla del 2-1 entrare dentro, penso che tutti abbiano provato forse quello che ho provato io. Esplode la Protti mania. Per Re Igor nasce anche una canzone. Il braccio teso e il pugno chiuso, eredità di un padre muratore. Un sorriso verso l'alto è come un assist da lassù. Due figli più questi altri 20.000, un 10 tatuato sopra il cuore. Tutta questa strana malattia, ma chi vuol guarirne più? Sa se sente ancora quei rumori di garage, quell'urlo dal terrazzo per ogni pallona. Quando vede sprofondare 100 volte quell'are, Protti è un di pescatore di una pesca fortunata. Igor, vieni su, mamma, un tiro solo, ancora un tiro e vengo al volo. Non lo dico più, giuro questo è l'ultimo, ma poi mamma, un tiro ancora, questo è l'ultimo, lo giuro. E la vita va, mare dopo mare, un altro giro e per regalo ritrovarmi qua, dove mi incrociai con gli occhi tuoi, mio amore vero.
torna in Serie B dopo 30 anni, cerca la salvezza e la ottiene con in panchina Roberto Donadoni. Spinelli però è ambizioso e l'anno successivo mette insieme il mosaico giusto per la grande impresa. Il primo nuovo elemento si chiama Cristiano Lucarelli. Il centravanti livornese, tifoso amaranto da sempre, è acclamato dagli sportivi, richiesto a gran voce. Lui fa una scelta di cuore, inusuale nel mondo del calcio. Rinuncia a tanti soldi e il giorno prima del raduno conclude l'accordo e si presenta per giocare nella squadra che ha sempre sognato. È questo che volevi, è questo. È questo, sì. Di tutto perché si verificasse questa cosa e oggi sono ancora più convinto della bontà della scelta che ho fatto. Una grande emozione, l'abbiamo visto un po' commosso. Beh, è ancora più bello di come l'ho sempre sognato, quindi non posso richiedere più. Adesso il lavoro duro e poi la gioia per questi ragazzi. Adesso bisogna lavorare duro tutti, andare fieri della maglia che si indossa e andare a fare la guerra da tutte le parti. Grazie. La squadra è affidata a Walter Mazzarri. Con Protti e Lucarelli ci sono anche tanti altri livornesi di nascita come Balleri, Chiellini, Matteini o livornesi acquisiti come Doga, Bigiani, Grauso, Vanigli. I risultati non tardano ad arrivare. La squadra è sempre nelle alte sfere e nella storica trasferta di Piacenza conquista, dopo 55 anni, la promozione in Serie A. È fatta, il Livorno in Serie A, l'avevo commosso. Guarda, io credo che questo pubblico meriti non la Serie A, ma quello che ci ha fatto è veramente importante, perché ci dà una carica che è incredibile. Io credo che la Serie A è una cosa che se la meritano, guardi che pubblico, i giocatori, tutti, guardi, la città, se la meritano tutti, guardi. Una gioia che ripaga anche di tante sofferenze. Ma guardi, io sono arrivato a questo punto stremato, mi creda, perché io vuol dire, credo che questa sia stata veramente un'impresa incredibile per il Livorno al primo anno, capisci, al secondo anno di Serie B, e io credo che guardi che quando ha capito che il Livorno sarebbe arrivato in A, guardi, noi è tutto l'anno che siamo a queste condizioni, quindi io credo che ce la siamo meritata ampiamente. Il mercatino di Carlotta, usato in conto vendita. Il vostro usato, portatelo da noi, prenderà nuova vita. E curiosando tra i nostri reparti, troverete sicuramente oggetti di vostro gradimento. Il mercatino di Carlotta, via Enriquez 102 Livorno. Print, leader nazionale di accessori per stampanti. Stampa risparmiando oltre il 50% con cartucce di ogni marca. Generate da noi. Vuoi risparmiare fino all'80%? Con Inchiostri Print ricarichi cartucce di qualsiasi stampante. Toner per fotocopiatrice e fax a metà prezzo. Per i tuoi viaggi in Medicea Travels, prenotazioni con i migliori tour operator, personalizzazione pacchetti vacanze e viaggi di nozze, weekend negli agriturismo toscani, servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale. I know love is a child. I never knew about any love. You don't love me, then I love you. Nuova gamma Opel Fashion Line. Niente ti dona di più. Quattro modelli con equipaggiamenti e prezzi straordinari. Qualità e buon gusto sono la nostra arma vincente. Vivitalia ti aspetta a Ponzacco. Sicurezza del lavoro? Un valore da proteggere ogni giorno. E Baraccani ti fornisce i giusti strumenti. Baraccani, abiti da lavoro, antinfortunistica. Cristiani, serramenti in alluminio e PVC. Lavorazione ferro battuto, grate e cancelli di sicurezza. Esposizione via Garibaldi Livorno.
Il programma di Spinelli con la Serie A diventa ancora più articolato e ambizioso. Dopo un estenuante tira e molla, il prestito di Lucarelli diventa un contratto quinquennale. L'annuncio viene dato in un emozionante incontro alla baracchina rossa. In quel momento emerge ancora una volta tutto l'amore del giocatore per la maglia Amaranto e i suoi tifosi. Sicuramente siano di gran lunga inferiori alla somma che avrebbe percepito andando a Genova, Cristiano ha deciso di accettare la proposta quinquennale del presidente. Arriviamo così ai giorni nostri, all'esordio nel massimo campionato contro i campioni d'Italia del Milan, ai giochi conquistati dalla squadra guidata da Colomba e poi da Roberto Donadoni, che centra, battendo il Milan, la più recente grande impresa. Il modo ideale per festeggiare i 90 anni di vita del Livorno. Un traguardo, ma anche un punto di partenza, perché il futuro è già cominciato.